La canzone è nata, allora, la canzone è nata di getto in maniera istintiva, ma tipo in 15 minuti, tutta, cioè tutta dall'inizio fino alla fine. È nata sì in un periodo particolare dove sono stato, cioè vedevo tutti i personaggi del mondo della musica che piano piano si allontanavano, il fatto che non potevamo più lavorare per via del Covid, il fatto che vedevo, cioè, le persone mi chiedevano tipo, ma ancora canti? Ancora fai questo mestiere? E quindi questa roba qua, più l'insicurezza verso il futuro, il fatto di essere rimasti così all'improvviso da soli in mezzo al nulla, fai i conti con te stesso, capisci che non eri poi così forte come tu pensavi fossi, perché prima le cose andavano molto bene, quindi era anche facile essere coraggiosi. Quindi ho fatto un po' di conti con me stesso, me la sono fatta sotto in realtà. E è nata questa canzone, cioè è nato questo sentimento forte, questa sensazione, questa emozione che cresceva, e mi sono detto: è veramente un periodo di merda questo. E quindi l'ho scritto. E l'ho scritto e ho detto la verità. Cioè, le strofe, per esempio, io mi è capitato spesso di cercare qualche metafora, qualche cosa che potesse arricchire il brano, che potesse rendere il testo più, capito, accattivante. Invece in realtà ho detto solo la verità. Cioè, dove si ricompra il tempo perso? Che cosa ne farò della mia vita? Chi lo sa? So solo che ora ho paura, capito? Però come conoscevo poi, la realtà è questa, che io mi convinco sempre che qualcosa possa migliorare, che qualcosa possa regalarci, cioè che esistono miracoli. Cioè, ho questa cosa, questa idea che secondo me a volte la provvidenza arriva, cioè arrivano le occasioni, il destino ti rimette in mano una parte di vita che tu non ti aspettavi. E infatti, proprio da quel periodo nasce la canzone che insieme ad altre canzoni mi tirano fuori da quel periodo. Vedi? Quindi è come se il genitore di questo momento storico che sto vivendo, che invece è bellissimo, di rinascita, di ripartenza, fosse stato proprio quel dolore lì. E il fatto che tante persone magari ci hanno anche in un certo senso voltato le spalle, però c'è, cioè, proprio quella roba lì, è il genitore di questo momento bellissimo. In realtà nel ritornello quello che io faccio è che è una cosa nella quale credo ciecamente, mi rivolgo ad una lei e mi basta semplicemente che ci sia qualcuno al mio fianco e che io possa fidarmi di qualcuno, mi basta una persona. Lì io mi rivolgo a una lei, ma in realtà non è detto che sia una lei, perché quello potrebbe essere un familiare, potrebbe essere qualcuno caro che ti sta al fianco e che non ti lascia nonostante stai attraversando questo, perché prima o poi passerà. Cioè, queste sono cose che passano. Quindi gli affetti, la famiglia, le persone care, in quel brano, in quel ritornello arrivano e sono al nostro fianco. E noi dobbiamo essere disposti a dare, come dico, io sono disposto a dare tutto, anche se in quel momento non ho nulla da dare. Esatto. La canzone è molto personale, però io credo tantissimo nel fatto che le canzoni, una volta scritte, non ti appartengono più. Infatti, in realtà, io ascolto questa canzone e sembra che sia stata scritta da un'altra persona. Però ha la fortuna di portare con sé quell'emozione che io ricordo in maniera indelebile nel momento in cui parte il brano. Cioè, la prima nota, la voce, per dirti, è la voce che ho fatto a casa. Cioè, che ho fatto in questa L'avrei chiesto. stanza, che ho fatto Figo. quel giorno con un microfono da 100 euro e una scheda audio da 50, perché mi serviva che fosse, che restasse impressa quell'emozione. Quindi la canzone è molto mia. Ma è ingiusto che resti mia, perché nel momento in cui viene ascoltata la gente, diventa della gente. E ogni persona in questo periodo, che è realmente, c'è cioè da dire, è un periodo difficile e complicato, che Sono difficilmente per questo. abbiamo attraversato, sono guerre, ci sono eventi climatici assurdi, situazioni assurde, economicamente stiamo in un momento stranissimo nel quale non si può nemmeno progettare il futuro. Quindi ho voluto mettere dentro, ho chiesto a Giacomo Triglia, che è il nostro regista del video, e è un fenomeno cosmico perché è una persona che ha un gusto devastante. Gli ho detto: Giacomo, io avrei bisogno di un video che rappresenti tutti, che possa parlare di tutto quello che in realtà c'è, passami il termine, di merda in questo periodo. Quindi
Quindi quello che è successo, le alluvioni che ci sono state, e le persone, le dipendenze, siamo in un periodo di forti dipendenze e dove queste dipendenze vengono fatte passare come qualcosa di veramente figo, quando figo non lo è, perché la libertà è qualcosa. E quindi ho voluto inserire tutte queste immagini dentro e creare una storia che appartenesse alla gente e che fosse largamente diffusa e condivisa. Lui ha fatto un lavoro unico, perché Giacomo Triglia penso che sia una delle persone più forti che abbiamo in Italia, e mi è venuto questo video che a me fa piangere ogni volta, poi non sono gli altri, però io Anche sarei a che ci me, sono te l'ho io. detto. Infatti il punto è questo, allora io credo che nel momento in cui si legge un titolo periodo di merda si può pensare subito a una furbata, perché nel senso noi siamo nella parte migliore, nel forse 20%, forse ancora meno 5% del mondo che vive nello stato di benessere totale, perché in realtà no, non abbiamo mancanze. Però allo stesso tempo, essendo gli eletti, perché io per fortuna che sono nato qui, magari sarei potuto nascere a Gaza e Esatto. starei vivendo davvero un periodo di merda, però la realtà è che poi la testa e la nostra vita ci porta spesso a vivere dei momenti che sono di totale down rispetto a come stavamo prima. Quindi, che succede? Questa sensazione, questi sbalzi appartengono a tante persone di tante estrazioni sociali e di tante condizioni sociali. Per questo era fondamentale quel video, perché lì ci sono tante condizioni che ti fanno capire che questo è un periodo, cioè veramente largamente diffuso in questo senso. E quindi il video lo testimonia, cioè quello che mancava, mancava solo quello, perché se no la canzone potrebbe restare all'interno di una persona che chiude semplicemente la propria sala cinesca del negozio, come l'avevo pensato inizialmente, qualcuno che chiude la sua attività, che torna a casa, che ha i problemi, che ha delle bollette da pagare, che ha una situazione disumana nel suo piccolo, che ha un mutuo magari da onorare e non riesce, si ritrova ad avere un rapporto pure brutto con la propria moglie, quindi c'è tanta roba qua dentro, c'è tanta roba, però passerà, deve passare questo momento. E questa canzone secondo me è il modo con il quale ho esorcizzato quel periodo. E infatti sulla cicatrice che mi ha lasciato c'ho scritto una canzone, è bellissima sta cosa. Di rinascita si è capitato questo, è capitato che a me non piaceva. Io ho passato un periodo che non volevo cambiare modo di scrivere, cioè volevo tornare all'autenticità, alla sincerità, alla verità, cioè mi piaceva che di fianco alla canzone ho sempre immaginato la scritta tratto da una storia vera. Quindi canzoni che avessero a che fare con la verità. Niente di costruito, niente che strizzasse l'occhio alla hit, tra virgolette, anche perché uno non ne sono capace, perché sono sincero, non riesco a fare cose funzionali, super artigianali, conosco alcuni meccanismi, ma non sono bravo ad usarli perché non mi appartengono. Quindi volevo cambiare questo modo di scrivere. Con tutto questo cambiamento cioè è nata una nuova serie di canzoni, e queste canzoni mi hanno totalmente tirato fuori, perché mi hanno fatto credere in me stesso, mi hanno fatto tornare a stimarmi, mi hanno fatto capire di non aver bisogno di nulla, solo di essere sincero, solo di essere profondo. E quindi io, ascoltando tutte queste canzoni che fanno parte del percorso, che poi ci sarà, questo è solo l'inizio, io sono veramente entusiasta e non mi interessano i risultati. Per la prima volta nella mia vita il risultato non è interessante, perché già cioè vederla pubblicata questa canzone è già il risultato più grande, perché è folle. Sì, è che io, cioè nel senso noi, perché questa è una cosa che è avvenuta a livello collettivo, avevamo bisogno di qualcosa di forte, e qualcosa di forte portava con sé delle scelte forti. La prima scelta è stata quella di avere coraggio. Cioè, una canzone ha una strofa lunghissima? Lasciamo. Una canzone non ha quel ritornellone, magari con qualcosa, con qualche strumento che ti fa ricordare. Amen. È un ritornello, è la scrittura italiana nel momento in cui invece magari c'è un altro tipo di scrittura che funziona di più. Amen. Quindi sono state fatte tutte delle grandi scelte, ma più che altro con gli anni che passano, secondo me, quello che a noi è cresciuto è il coraggio. Mm.
Cioè, ora abbiamo coraggio di fare cose che prima non avremmo mai fatto per paura. Non ci, perché siamo, ci siamo slegati dal discorso risultato. Quindi è più tra noi e il pubblico. Cioè, Un non c'è più approccio. niente in mezzo. Se poi vai in radio, meglio, magari. Se poi va, spacca su Spotify, magari. Però non c'è. Cioè, anzi, io immagino la persona che sta sotto e ascolta quello che ho da dire e deve ricevere qualcosa di veramente sincero e profondo. Allora, il pianoforte che tu senti l'abbiamo registrato poi, perché in realtà il provino aveva due note, aveva solo gli accordi. Infatti, quando poi abbiamo chiesto al nostro amico di suonare il piano, gli abbiamo chiesto proprio l'essenziale, perché ha seguito la voce, che la voce già c'era, perché era quella voce lì, registrata in quella maniera, io non riuscirei mai a ricantare questa canzone uguale. Proprio perché adesso non lo sto passando quel periodo, quindi andrei a simulare quella voce lì. È molto complicata questa cosa, No, però è giusto. perché quel provino lì, e poi c'è stata la maestria, va bene, Marco Sonzini che ha mixato il brano e che ha reso questa voce così magica, perché se uno ascoltasse il provino, cioè veramente, forse registrandola con l'iPhone verrebbe anche meglio. Però aveva quell'intensità. Poi abbiamo lavorato sul pianoforte, quindi abbiamo sempre lasciato la voce davanti e tutto come se fosse stato cucito addosso. Per poi arrivare a sto ritornello dove esplode il messaggio, cioè esplode la richiesta dell'essere umano di perlomeno avere qualcuno che gli voglia bene. Ma E anche il quindi, sì, abbiamo fatto lavorato con altri approcci, perché prima, ad esempio, noi avevamo sempre come elemento preponderante il banjo, la chitarra sonoro. Esatto, acustica. si sentiva molto. Abbiamo abbandonato quell'idea perché, non abbandonato per sempre, ma perché queste canzoni sono nate in una maniera talmente tanto spontanea che come andavi a costruire con qualche strumento che non fosse chitarra elettrica, archi e pianoforte, si distruggevano. Cioè, quei messaggi, quel modo di scrivere, se lo vai a sovrastare, sparisce tutto perché è tutto nelle sfumature della voce, nell'interpretazione. Infatti, su tutte le canzoni abbiamo tenuto le voci dei provini, cioè dei provini fatti a casa, tutte, Figo. tutte, perché la voce cambiava registrando le studi con un Neumann da 20.000 euro, con dei preamplificatori da 50.000 euro. Ti trovavi di fronte una voce fantastica, ma che non comunicava nulla, perché sono canzoni che sono state scritte nel momento in cui sono state proprio percepite. Quindi il processo è totalmente diverso, cioè tutta autenticità. Abbiamo cercato proprio di supportare quell'emozione primordiale che ha portato alla scrittura della canzone. Questo anche Giusto. grazie a, per esempio, Elisa, che ci ha consigliato ciecamente di tenere le voci dei provini, perché io inizialmente ho provato a registrare tutte le voci, però poi le ascoltavo e non mi piacevano. Non mi piacevano perché erano delle. Cioè, io andavo a simulare quell'emozione perché non la provavo più, l'avevo provata in quel momento che l'avevo scritta. Stop. In questo percorso, no? In questo percorso di rinascita, di nuova scrittura, eccetera, eccetera, ci è venuta in mente una roba folle, che è quella di costruire un parco nel bosco. Quindi di andare a costruire in mezzo al verde un luogo dove poter condividere in maniera diretta, spontanea, la nostra musica con il pubblico. Quindi ci siamo armati di motoseghe, martelli e quant'altro e stiamo costruendo questo parco nel bosco che sarà composto da materiali di recupero. Vogliamo fare delle robe super particolari e poi vogliamo inaugurare questo parco con un live. Per Figo, avere un però. luogo che non abbia un legame con eventi, feste, cioè se io domani decidessi di fare un concerto, lo scrivo, anche dovessero venire solo 20 persone, però è la cosa più bella del mondo perché ci troviamo lì, suoniamo le nostre canzoni, magari insieme a loro, e in maniera del tutto informale e in mezzo al verde con questo palco autocostruito. E quindi questa è la nuova follia parallela che ci è venuta in mente.